Prosegue incessante l'azione di contrasto alle indebite percezioni di contributi nel settore della ricostruzione post-sisma sul territorio aquilano. Nel 2018 i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno dato esecuzione a 20 provvedimenti di sequestro per un valore complessivo di quasi 2 milioni e mezzo di euro emessi dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale dell'Aquila nei confronti di altrettanti soggetti beneficiari di contributi per la ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile del 2009. Tutte le misure cautelari eseguite sono pervenute al termine di indagini delegate dai sostituti procuratori della Repubblica dell'Aquila nell'ambito delle direttive impartite dallo stesso procuratore della Repubblica, Michele Renzo, finalizzate a riscontrare la sussistenza dei requisiti legittimati l'accesso ai finanziamenti pubblici per la riparazione ovvero la ricostruzione degli immobili costituenti abitazione principale. L'efficacia dell'azione svolta è anche frutto di virtuose sinergie operative con la Polizia Municipale Aquilana, che hanno permesso di ottimizzare sia il patrimonio conoscitivo degli investigatori che le modalità di ricerca degli elementi indizianti. Le indagini, avviate sulla base dei processi di analisi effettuati nei confronti dei soggetti che risultavano all'epoca del sisma, residenti presso un indirizzo diverso rispetto a quello oggetto della richiesta, sono state sviluppate mediante la ricostruzione dei procedimenti che hanno portato alla concessione del contributo e la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai beneficiari. Gli investigatori, al termine delle articolate indagini di polizia giudiziaria, hanno infatti accertato che nonostante i richiedenti avessero attestato di dimorare stabilmente in un immobile di proprietà dichiarato inagibile a seguito del terremoto del 2009, in realtà all'epoca del sisma gli immobili medesimi, tutti nel capoluogo aquilano, risultavano locati a terzi o comunque non adibiti ad abitazione principale e, pertanto, non integranti le condizioni per l'ottenimento del contributo. Tali condotte hanno fatto scattare anche le indagini di natura patrimoniale condotte dalla Guardia di Finanza e tese alla ricostruzione e alla quantificazione dei beni e delle disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati.